Se siamo qui come cittadini, come studenti, è chiaro che questi tempi in cui viviamo non sono tempi, tra virgolette, normali. C'è un vento di guerra che sta soffiando, c'è un vento di guerra che ci sta portando pian piano, dopo le azioni dei nostri governi, al baratro di un nuovo conflitto bellico, derivante da un sistema occidentale che è chiaramente in crisi, una crisi economica, una crisi derivante anche dal riordinamento dell'assetto geopolitico. L'Occidente in crisi cerca a tutti i costi di difendere la propria egemonia, aprendo fronti su fronti su fronti, o direttamente o tramite i suoi stati vasalli, come possiamo vedere in Ucraina o in Palestina. È chiaro, e lo testimoniano oltre 33.000 morti in Palestina in questi pochi mesi, che il sistema imperialista occidentale è pronto a tutto pur di mantenere il proprio gioco sulle sorti del mondo, sul destino del mondo. E in tutto questo drammatico scenario, Trieste si vede coinvolta in prima persona. La nostra città, appunto, strategicamente la più importante di tutto il Sud Europa. Siamo il porto che collega il Mar Mediterraneo con il cuore economico dell'Europa e tramite il nostro importantissimo porto strategico stanno alimentando queste guerre. Questo ricordiamoci, il porto di Trieste si vede coinvolto in prima persona in questo nuovo imperialismo. E senza dilungarci troppo, questo nuovo ambiente di guerra ha ripercussioni dirette anche sul nostro ambiente universitario, accademico e dell'istruzione, come spiegherà Antonio dopo di me, come spiegato nel suo libro che presenteremo oggi, La scuola va alla guerra, inchiesta sulla militarizzazione dell'istruzione in Italia. Vediamo, come spiega Antonio nel libro, un processo negli ultimi decenni che vede l'istruzione sempre più asservita alla bestia militarista, alla bestia dell'imperialismo. E questo processo viene a discapito del diritto dell'accademia, del diritto dell'istruzione, di essere autonoma, di essere libera, di essere un'istituzione, la scuola, l'università, che forma i giovani in pensiero critico, che forma i giovani in modo che possano prendere una posizione. E in questi anni di escalation in Italia, in questi mesi di escalation in Italia, si rischia di perdere quel poco di autonomia che ci è rimasta. E stiamo arrivati davvero a un momento critico. Ora passerei la parola a Antonio, che spiegherebbe di più sia su quanto scritto nel libro, che esplora le collaborazioni tra le scuole superiori, in maggior parte, l'apparato bellico, sia le ricerche che ha fatto sulle collaborazioni tra l'università, anche l'Università di Trieste, l'apparato del Ministero della Difesa, l'apparato bellico, la Leonardo, l'industria militare e anche lo Stato sionista di Israele. Prendo un attimo la parola anch'io, tanto ringrazio veramente vivamente a nome di tutti noi del Fronte Primavera Palestina, sia Antonio Mazzeo che è venuto qua dalla Sicilia e dall'altro domani sarà qui a Trieste anche in un altro evento organizzato dall'Assemblea per la Palestina, dal coordinamento, pardon, per la Palestina e a parlare appunto più specificamente dei legami e delle connessioni anche che siamo con il mondo sionista israeliano. Ringrazio voi per essere qui presenti.
come ha detto Adam, penso sia molto importante toccare questi temi in questo periodo. Infatti, sempre sarebbe importante, in particolar modo in questo periodo nel quale tutti noi, se siamo un po' attenti, vediamo che c'è un clima veramente particolare nel quale sembra veramente stiamo andando incontro all'escalation e veramente a scenari di guerra ben più radicali e profondi di quelli che c'erano. In tal senso, appunto, il legame università, ambiente scolastico e apparati militari, che troppo detto, ovviamente, che era prima di guerra, a formare nuove leve che sia si arruolino negli apparati militari, nelle varie armi, sia a formare anche i tecnici che possano fare manutenzione sulle varie infrastrutture, vari sistemi d'arma. In tal senso, noi abbiamo anche un caso molto concreto che tocca anche la nostra realtà. Nel nostro gruppo abbiamo una ragazza che studia ingegneria navale e che ha avuto questa proposta da parte dell'Ateneo di fare un tirocinio su una nave della Marina Militare. Abbiamo anche una nostra compagna che studia scienze politiche e anche lei ha avuto modo di constatare come anche la vicinanza tra l'ambiente accademico e il mondo militare sia molto vicina. Infatti anche lei ha avuto l'opportunità, che non ha colto, però c'è l'opportunità di poter fare un tirocinio in un'esercitazione NATO, cioè partecipare a un'esercitazione navale NATO un mese su una nave militare a fare da piccoli comandanti e giocare al risico della guerra e a imparare a diventare futuri generali, politici, prefetti, questori da città, no? Imparando le varie dinamiche del potere e della lotta e anche del confronto, anche armato. Quindi noi siamo qui, veramente abbiamo pensato appunto di organizzare questo evento con il grandissimo giornalista Antonio Mazzeo, che collabora con il manifesto, è attivista, anche pacifista, poi viene da una terra particolarmente militarizzata, come aveva anche qui il Friuli Venezia Giulia, il territorio di Trieste. In Sicilia c'è anche il muro, che vogliono fare, che hanno fatto gli americani, c'è una grande base, no? Americana, Sigonella, appunto famosa anche per i fatti che avvennero negli anni 80, e anche questo territorio, il nostro territorio, che può essere sia appunto il territorio di Trieste, che tra l'altro per status giuridico in teoria dovrebbe essere un territorio neutrale, militarizzato, ma sono qui anche a ricordare che questa peculiarità giuridica del nostro territorio viene violata da 70 anni, ma anche vicino Friuli. Sappiamo che è stato era zeppo di caserme, sappiamo benissimo, è una zona di confine. Ebbene, proprio anche in virtù di questo legame, di questa vicinanza, magari anche no, peculiarità delle nostre regioni, penso che abbiamo tanto da conoscere e anche da discutere. E passo la parola, non mi dilungo ancora, ringraziando tutti veramente, sperando che sia un incontro che stimoli la riflessione e l'informazione che oggigiorno sono fondamentali per poter creare un percorso di pace e di consapevolezza, è quello di cui necessitiamo. Ecco. Allora, buonasera, ovviamente vi ringrazio dell'invito e tra l'altro per me è veramente sempre un piacere venire qui a Trieste, che nonostante quello che avete presentato, comunque è una città straordinaria, è un golfo bellissimo, però probabilmente condividiamo anche questa sventura di stare in terre di frontiera e pertanto, nonostante la loro bellezza, però paghiamo in termini di agibilità democratica, paghiamo in termini di processi di militarizzazione, paghiamo anche in termini di penetrazione militare nel modello sociale, nel modello economico, nel modello politico, e ovviamente la scuola e l'università, che sono lo specchio della società reale, non potevano assolutamente restare fuori da quelli che sono i processi di riarmo e di militarizzazione. Consentitemi soltanto di ricordare, chiaramente non a noi che ovviamente siamo militanti e abbiamo la coscienza e la consapevolezza, però probabilmente ce lo dobbiamo ricordare ai colleghi, lo devo ricordare agli insegnanti, lo devo ricordare agli studenti, eccetera. Questa regione ha tre brigate, c'ha la Friuli, c'ha la Pozzuolo del Friuli, c'ha l'Ariete, e sono brigate che sono state ormai integrate
nelle forze di pronto intervento della NATO. Sono brigate che ormai da 2 anni sono schierate ai confini con la Russia e con la Bielorussia, sono state in con l'Ucraina ovviamente, sono state in Lettonia, sono state nelle Repubbliche Baltiche, sono state in Ungheria, si alternano costantemente, come se non bastasse poi la proiezione armata di questo porto. Io ricordo quando venni un anno fa, era appena stata proposta dal ministro russo, tra l'altro mio conterraneo, l'idea che questa città diventasse la piattaforma di proiezione per la ricostruzione dell'Ucraina post-conflitto. Ovviamente, in attesa della ricostruzione, intanto era la piattaforma avanzata per la proiezione. E non voglio dimenticare che in quest'anno, anno e mezzo, l'Unione Europea ha finanziato più di 1,2 miliardi di euro per potenziare le reti infrastrutturali sull'asse ovest-est e ovviamente il porto di Trieste, l'asse che conduce l'Italia nord-orientale a il fronte nord-occidentale, ha avuto un ruolo determinante in quello che è il potenziamento delle reti autostradali, ferroviarie, portuali, eccetera, proprio in questa proiezione avanzata in cui questa parte d'Europa fa da piattaforma proprio per quello che è già il conflitto russo-ucraino, ma quello che sono purtroppo le prospettive politico-militari per i prossimi mesi. Io non ho avuto solo 2 giorni fa ho avuto prontezza del decreto approvato sulle missioni militari per il 2024. Ammetto che è talmente grande, non ho avuto il tempo proprio perché me ne sono accorto soltanto prima di partire qui per Trieste, ma ho sfogliato proprio rapidamente, lo dico con tutta sincerità. Cioè, l'Italia continua nella sua politica di belligeranza, l'Italia si sta proiettando anche nel 2024, come se non fosse bastato lo scorso anno, rispetto alla guerra globale. È una proiezione ovviamente che punta particolarmente all'est Europa, c'è un potenziamento numerico, soprattutto dei mezzi, i mezzi militari che verranno impiegati nel 2024 nello scacchiere dell'Europa orientale, Repubbliche Baltiche, Romania, Ungheria, Bulgaria, Polonia e Kosovo, vede il raddoppio dei mezzi pesanti, carri armati e blindati, più un aumento del 15-20% dei militari, per cui stiamo ragionando in termini di 1700-1800 militari italiani schierati ormai da 2 anni ininterrottamente a 2 passi dalla Russia, a cui, vorrei ricordare, abbiamo da 2 anni a Malbork, città sul Mar Baltico della Polonia, a meno di 100 km di distanza dall'enclave di Kaliningrad, abbiamo, alterniamo i cacciabombardieri F-35, che sono caccia d'attacco, tra l'altro con la potenzialità di utilizzare testate nucleari, lo sapete, le testate nucleari che avete ad Aviano, le testate nucleari che ci sono a Gedi, e in questo momento invece sono stati alternati dagli Eurofighter, che sono dal punto di vista tecnologico un cacciabombardiere di una generazione precedente, ma hanno il vantaggio di essere fondamentali nelle attività di intelligence, nelle attività di individuazione degli obiettivi e nell'individuazione anche di quelle che sono le guerre elettroniche. Vorrei ricordare che notizia di qualche giorno fa che le forze armate ucraine hanno attaccato nel porto di Kaliningrad una unità da guerra russa. E queste operazioni si possono fare se dietro c'hanno tutta un'attività di controinformazione, di intelligence e di indebolimento delle difese avversarie. Per cui, evidentemente, lo dico prima, non ho elementi per dire che gli Eurofighter italiani siano stati utilizzati in queste settimane per operazioni di intelligence, ma sono caccia bombardieri che hanno questa funzione, hanno la funzione di attacco, hanno la funzione di colpire e bombardare, ma hanno anche questa caratteristica.
questa caratteristica di individuare gli obiettivi. E tra l'altro non possiamo assolutamente dimenticare che da 2 anni il territorio italiano viene utilizzato per i decolli e gli atterraggi di aerei con pilota e senza pilota, i famigerati droni, sia delle forze armate italiane, dell'aeronautica militare italiana, particolarmente l'aeroporto di Pisa e di Pratica di Mare, provincia di Roma, ma soprattutto, purtroppo, la base di Sigonella, che citavi giustamente, in Sicilia, che ininterrottamente serve per operazioni che sono state fondamentali per l'esecuzione e per la prolungamento di questa guerra, soprattutto per operazioni di attacco della flotta navale russa nel Mar Nero. Questo per dire chiaramente che siamo in guerra, che il nostro paese non è co-belligerante, il nostro paese è belligerante, e soprattutto le prospettive del 2024, anche in termini finanziari, lo scorso anno in bilancio c'erano 1.370 milioni di euro per le missioni internazionali. Stavolta, per il 2024, ci sono più di 1.550 milioni, per cui abbiamo già un aumento di 250 milioni rispetto allo scorso anno, con un'aggiunta, perché è in atto in questo momento l'approvazione in Parlamento di una modifica sulle norme per l'autorizzazione di missioni internazionali. Che significa? Significa che se passa questa modifica si abbreviano i tempi per poter decidere nuove missioni. Il governo è autorizzato, ha la possibilità di bypassare il Parlamento e decidere in piena autonomia, se ci sono situazioni di emergenza, di avviare una nuova missione internazionale. E poi il Parlamento ratifica. Ecco, allora, questo è chiaro, poteri ulteriori, poteri speciali, perché evidentemente l'Italia va alla guerra. E se l'Italia va alla guerra, ovviamente uno degli aspetti fondamentali del nostro paese, il sistema dell'istruzione, sia quella universitaria, sia quella superiore, ma come cerco di dimostrare nel libro, anche la scuola dell'infanzia, cioè parliamo della scuola a cui frequentata dalle bambine e dai bambini di 3 anni, ovviamente la scuola non poteva esimersi di non andare in guerra. E quando non è la scuola che va alla guerra, è la guerra che entra a scuola. Questa immagine. 2 giorni fa ho pubblicato un articolo su una scuola della provincia di Catania, di Giarre, che avevo scoperto qualche giorno prima, ho già fatto un altro articolo, che da 12 anni ha un accordo col comando della Marina Militare Statunitense di Sigonella per effettuare stage, attività di formazione, ma soprattutto ogni anno, ininterrottamente dal 2014, la festa del ringraziamento, fatta una festa in parte religiosa, in parte laica per gli Stati Uniti d'America, ricorda i pilgrims, i pellegrini, il ringraziamento dei pellegrini sbarcati come coloni per la ricchezza trovata in Nord America. Ebbene, questo è un istituto alberghiero. Ogni anno, la festa del ringraziamento, prepara un grande pranzo a base di tacchino, con i prodotti tipici dell'alimentazione statunitense di quel giorno, da destinare alle forze armate statunitensi. Oltre tutta una serie di attività didattiche, ormai gli insegnanti di inglese in questa scuola non ci sono più, cioè delegano la preparazione delle loro studentesse, dei loro studenti, tra l'altro è un alberghiero, per cui proprio con una destinazione fondamentale per quello che riguarda il settore della ristorazione, bar, cucina, eccetera, ai Marines statunitensi. Cioè, quando i Marines si riposano tra un attacco di guerra e l'altro, nel continente africano, in Medio Oriente, eccetera, perché sicuramente lo sapete, è una base fondamentale nelle operazioni di transito delle forze armate statunitensi quando si proiettano in Europa, quando si proiettano in Medio Oriente, quando si proiettano anche in Estremo Oriente. La base di Sigonella
fu utilizzata durante la guerra in Vietnam per le operazioni di carico e di transito dei militari e ovviamente per quello che riguarda il contingente americano. Insomma, quando sono in vacanza vanno a insegnare lingua inglese alle studentesse e agli studenti. Lavorandomi, a un certo punto, nel sito della scuola ho trovato una ventina di foto, tipo queste, in cui i ragazzi in palestra, invece di fare educazione fisica, io sono, ecco, ve lo dico, è vero, sono giornalista, eccetera, scrivo, ma ci tengo a rivendicare che sono insegnante di educazione fisica da 40 anni nella scuola italiana. E invece di fare educazione fisica, i ragazzi hanno, questo istituto ha brevettato, gli insegnanti hanno brevettato un nuovo sport, si chiama il tiro con i fucili a raggio laser. Ok? Individuano degli obiettivi, hanno costruito un percorso e i ragazzi vengono addestrati al tiro. Queste sono le armi leggere, cioè, potete vedere là il, che tipo di attività viene svolta. A questo si aggiunge la scoperta che non è l'unico istituto siciliano che sta addestrando i propri ragazzi alla guerra. Si inventano il software, hanno inventato anche insieme a un'altra scuola della provincia di Catania, brevettato, un sistema che mette insieme i fucili ai raggi laser per abbattere i droni. Ovviamente la Sicilia è la capitale mondiale dei droni, perché da Sigonella partono droni, eccetera. Anche a scuola è opportuno che i ragazzi si educhino all'utilizzo dei droni e soprattutto all'utilizzo di guerra dei droni e alla possibilità anche di abbatterli. Per cui questo sport che si abbina a quello della scuola di Giarre, nella scuola di Aci Reale, che è un istituto, un industriale, un professionale, eccetera, si adegua anche a questo. Tra l'altro, in questo istituto, e lo raccontiamo nel libro, da 5-6 anni il PCTO, la famigerata alternanza scuola-lavoro, la si fa costruendo percorsi di formazione, un poligono per le forze armate e per la forza di polizia. Cioè questa scuola utilizza i propri studenti per costruire un poligono di tiro dove si addestrano, è già stato messo in funzione, si addestrano le forze di polizia. E tra l'altro nel prossimo è in corso un nuovo programma di PCTO per preparare anche le forze antiterrorismo, cioè un poligono ancora più sofisticato dove si andranno ad addestrare. Ecco, questi sono esempi emblematici. Mi direte, vabbè, magari succedono in Sicilia perché purtroppo ci avete questa croce di essere il baricentro delle proiezioni di guerra, ci avete questo cancro in metastasi perché la base di Sigonella ha generato il nuovo servizio, ha generato la base navale di Augusta, che come il porto di Trieste è autorizzato all'approdo di unità a propulsione o a capacità nucleare. No, purtroppo non è così. Nel libro cerchiamo di dimostrare, questo è il primo obiettivo di questo libro, è cercare di dimostrare che, attenzione, non c'è regione, non c'è provincia, non c'è comune d'Italia che sia rimasta indenne da questa penetrazione violenta, soffocante a 360 gradi delle forze armate, non soltanto quelle italiane, ma anche delle forze armate statunitensi e delle forze armate NATO ospitate nel nostro paese. Voi avete il problema del CIMIC, questo centro NATO a Motta di Livenza, fondamentale perché rappresenta un modello culturale di interpretazione delle forze armate, cioè le forze armate che utilizzano, si abbinano, CIMIC sta per civile militare, dove ovviamente c'è sempre meno civile ma c'è molto più militare, perché la NATO ha assunto la necessità che i conflitti moderni non sono fatti soltanto con i bombardamenti, non sono fatti soltanto con le operazioni militari, hai bisogno di costruire relazioni, relazioni di sistema, hai bisogno di interpretare la realtà insieme al mondo civile, le università, il sistema scolastico,
il mondo dell'informazione, la stampa, le organizzazioni non governative, sempre più diventate succube o sempre più irrigimentate all'interno delle forze armate. Tra l'altro, chi studia negli indirizzi di cooperazione internazionale si accorge che non è la cooperazione che abbiamo conosciuto noi fuori dalle logiche militari, anzi in contrasto, in netto rifiuto, no, ma diventa uno strumento fondamentale, la stampella di un percorso di penetrazione, di occupazione delle forze armate. Ecco, questo lo dico, questo è in atto, non c'è scuola che sia rimasta fuori da questo processo, geograficamente, ma soprattutto non è un processo che riguarda soltanto le studentesse e gli studenti dell'ultimo anno del superiore, perché andando in giro ancora molti mi dicono: vabbè, c'è sempre stato il tentativo da parte delle forze armate di entrare in una scuola al quinto anno, cercare di parlare con gli studenti che stanno uscendo, cercare di orientare soprattutto le intelligenze migliori verso le forze armate, verso l'ingresso nelle forze armate. Sì, questo è vero, c'è sempre stato, ma qui la situazione è completamente diversa. Questo processo di infiltrazione fisica e ideologica delle forze armate, e non soltanto delle forze armate, ma anche del complesso militare industriale, cioè delle aziende che producono sistemi d'arma, sia le grandi holding come Leonardo e come Fincantieri, e lo sottolineo in questa città, dove Fincantieri ha un ruolo occupazionale, un ruolo strategico, un ruolo economico fondamentale, ma anche di quelle medie e piccole aziende, spesso dove si alternano produzioni prettamente militari o produzioni o ricerche di tipo civile, che però hanno ricadute sul sistema securitario, di controllo dell'ordine pubblico o direttamente in funzione militare. Non c'è scuola di ogni ordine e grado che non abbia subito questo processo. Nel libro troverete descritte decine e decine di vicende che hanno riguardato le scuole dell'infanzia, cioè bambine e bambini di 3 anni che vengono prelevati da scuola, messi direttamente in mezzi militari e portati all'interno delle caserme, dove ovviamente non fanno le attività riservate ai ragazzi e alle ragazze più grandi, ma subdolamente viene utilizzato il modello ludico, il modello del gioco, il modello della rappresentazione ludica, le attività motorie e sportive, ma ovviamente anche per le bambine e i bambini diventa una grande occasione per iniziare a conoscere il mondo militare e ovviamente anche l'uso delle armi. Da un anno è sorto in Italia un osservatorio sulla militarizzazione delle scuole e delle università, promosso dai sindacati di base del mondo della scuola, pezzi del mondo cattolico, insegnanti, intellettuali, eccetera, che ha raccolto documentazione, ma soprattutto documentazione fotografica, che farebbe inorridire in un paese civile. Anche quelle che sembrano meno coinvolte nei processi di guerra, penso alle forze di polizia, che però quando poi le vediamo in piazza e le vediamo reprimere con la violenza brutale, soprattutto le manifestazioni delle vostre coetanee, dei vostri coetanei sparsi, cioè ci mettiamo poi in dubbio se realmente non abbiano anche loro assunto una funzione fondamentale nell'implementazione di un modello di guerra interna. Tranquillamente i bambini di 3 anni è stato messo in mano il manganello, lo scudo, il casco e sono state fatte simulazioni di attacco, di repressione, di protesta verso la polizia, educando ovviamente alla normalità, perché al di là dell'educazione alla violenza e soprattutto di un imbarbarimento di quello che è il modello educativo, cioè oggettivamente quando un bambino di 3 anni ritiene che, la polizia in un paese democratico assuma sempre questa funzione di repressione e di qualsiasi forma di protesta, di riduzione dell'agibilità democratica, di intervento, di opposizione ai modelli neoliberisti, eccetera, capite
la funzione prettamente educativa. E allora, i primi due aspetti di questo libro è tentare di spiegare, attenzione, è un processo che riguarda tutto il paese, è un processo che riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado del paese. Terzo tentativo di questo libro è cercare di spiegare che, attenzione, quello che sta accadendo nel mondo scolastico, ed è già accaduto purtroppo nel mondo universitario, il processo di digitalizzazione è parallelo al processo di aziendalizzazione, di privatizzazione del sistema scolastico educativo. Chi sta nel mondo dell'università sa che ormai l'università non ha una funzione di costruzione del sapere, non ha una funzione di mobilità sociale, ha una funzione di perpetuare un modello di apartheid sociale anche nel nostro paese, ma soprattutto di concorrere al rafforzamento del dominio dei gruppi economici e finanziari alla guida del nostro paese. Questo sta accadendo esattamente nella scuola. Il processo di militarizzazione è parallelo al processo di aziendalizzazione e di privatizzazione del sistema scolastico, ovviamente di rafforzamento di un modello autoritario. Nel libro cerchiamo di spiegare che la militarizzazione non è soltanto l'occupazione fisica della scuola da parte del militare o delle aziende militari. No, si tratta anche di una trasformazione, di un'involuzione soprattutto che coincide nell'ultimo ventennio, in cui nonostante non siano state modificate assolutamente le norme interne di gestione della scuola, i decreti delegati dal 74 a oggi non sono mai stati modificati. Il fatto che nella scuola la programmazione delle attività didattiche competa agli organi collegiali, al consiglio di classe, al collegio dei docenti, non è mai stato modificato. Però oggi la scuola è un sistema che riproduce il modello della caserma. Scuola autoritaria, scuola verticistica, scuola dove ovviamente si è passato dal preside al dirigente, e il dirigente tranquillamente si può permettere di fare le porcherie che vediamo esattamente qua, si può permettere la porcheria di firmare accordi di cooperazione con la base militare, con i Marines, se si vuole, con l'aeronautica, può fare accordi per far fare il PCTO, l'alternanza scuola-caserma, all'interno delle basi militari, all'interno degli aeroporti di guerra. Nel libro troverete una vicenda che direi poco inquietante. In Sardegna hanno fatto fare l'alternanza scuola-lavoro all'interno della base di Salto di Quirra, la base più inquinata e più inquinante che esista in tutto il Mediterraneo, il poligono dove negli ultimi 50 anni non c'è stato paese, compreso Israele, che non abbia sperimentato sistemi di morte, al punto che voi sapete che l'inquinamento da uranio impoverito, quello che ha portato alla morte centinaia di militari durante e dopo la guerra nei Balcani, si chiama sindrome di Quirra, proprio perché quegli elementi, l'inquinamento e dunque le patologie, il cancro avvenuto per l'esposizione all'uranio impoverito, è stato sperimentato per la prima volta, è stato direttamente a Salto di Quirra. Questo nonostante, e siccome Salto di Quirra è lontano dai comuni di provenienza delle scuole, i dirigenti scolastici hanno visto bene, in accordo con l'aeronautica militare italiana, di far risiedere per 15 giorni gli studenti all'interno del poligono militare, perché non potevano andare a fare avanti e indietro per chiudere questa vergogna dell'alternanza scuola-lavoro. Questo succede tranquillamente, quello per capire. Ecco, di fronte a queste vergogne, comprendiamo che c'è questo processo di privatizzazione, c'è questo processo di militarizzazione, ma nel libro cerchiamo anche di spiegare che, attenzione, questo duplice processo ha permesso anche di accelerare quello che è l'opera di revisionismo storico, quello che è l'opera che oggi consente tranquillamente di sdoganare i valori su cui si è costruito lo Stato fascista del ventennio. E soprattutto cerchiamo di dimostrare che oggi si stanno riproducendo anche con alcune attività che vengono proposte e imposte all'interno delle scuole. Io non so quanti di voi sanno che da 2 anni a questa parte nei capoluoghi di provincia
e soprattutto quelli dove esistono reparti delle forze armate, il primo giorno di scuola si festeggia in riga gli studenti, in riga le forze armate, alza bandiera, mano al petto e inno di Mameli, esattamente come è stato istituito nella scuola fascista a partire dal 1935. Dico questo perché quando il fascismo si doveva preparare alle grandi due operazioni criminali, l'impero, cioè la conquista dell'Etiopia, e subito dopo l'attacco alla Grecia, alla Jugoslavia, all'Unione Sovietica, si è posto il problema di militarizzare, di entrare nelle scuole e accelerare l'ideologizzazione fascista delle scuole. Quella frase banale, libro e moschetto fascista perfetto. Inizia proprio nel 34-35, questa fase in cui il fascismo si rende conto che è fondamentale costruire l'italiano, costruire il giovane italiano pronto a immolarsi per i valori del fascismo, pronto a immolarsi per le conquiste coloniali e per la Seconda Guerra Mondiale. E parte questo processo, esattamente il processo utilizzando gli stessi simboli, le stesse metodologie che oggi vengono proposte nelle scuole italiane. Evidentemente questo consente un'opera di revisionismo storico. Io vi potrei raccontare una vicenda che racconto nel libro per capire, tra l'altro vi riguarda direttamente, perché purtroppo il 100° anniversario della Prima Guerra Mondiale, parliamo dal 2014 al 2018, c'è stata un'opera così invasiva nelle scuole di ogni ordine e grado, in cui la scuola ha abdicato al proprio compito di analizzare la complessità di un conflitto, trovarne le ragioni sociali e economiche, ma soprattutto di avere la capacità di denunciare quello che la mia generazione ha conosciuto della Prima Guerra Mondiale, che è la generazione che ha avuto la fortuna di conoscere il film Uomini contro di Franco Rosi, di leggere la narrativa e quelle poesie che hanno spiegato cosa significava stare nel cazzo, soprattutto per una guerra infame, una guerra fratricida, una guerra dove chi non aveva il coraggio di andare a morire sul filo spinato veniva passato per la decimazione. Questa era la scuola, e la mia non era una scuola perfetta, la mia era una scuola dove noi facevamo le manifestazioni, occupavamo le scuole perché ci sembrava una scuola fascista e autoritaria, però nella mia scuola si insegnava che era quella la Prima Guerra Mondiale. Invece il 100° anno è stato il modello in cui la Prima Guerra Mondiale, questa inutile carneficina, questo massacro delle classi dirigenti, della borghesia di questo continente, è diventata la Grande Guerra, cioè si è riprodotto il modello della Grande Guerra. Grande non perché è durata tanto, la Seconda Guerra Mondiale in termini di grandezza e di distruzione non è neanche comparabile, ma grande perché la guerra della caduta di Caporetto, ma di un popolo che attraverso la caduta riesce a risorgere. Queste sono le parole che dico: resurrezione, caduta, rinascita, la conclusione di un processo di unità nazionale avviato nel risorgimento. Cioè esattamente come si diceva durante il fascismo per analizzare la Prima Guerra Mondiale. Sono esattamente i contenuti con cui il Ministero dell'Istruzione e le Forze Armate hanno raccontato alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi la Prima Guerra Mondiale. Ci sono stati PCTO in questa regione in cui i ragazzi sono andati a vedere le trincee di un tempo e a vivere la vita, sperimentare la vita dei militari in trincea. C'è stato un istituto alberghiero di questa regione che ha sperimentato un percorso di alternanza scuola-lavoro per imparare come si cucinava durante la Prima Guerra Mondiale. Cioè, per cui, normalizzi un conflitto, ne cancelli la drammaticità, la violenza, e lo trasformi in un'occasione quasi ludica per vedere come si stava bene. Ecco, questo è accaduto. Ma è accaduto di peggio. Io non so quanti di voi sanno che lo scorso anno c'è stato un accordo tra Trenitalia e il Ministero della Difesa per far rivivere il mito del milite ignoto, soprattutto il mito
del treno del Milite Ignoto, cioè il treno che partì da Aquileia nel 1919 e raggiunse Roma per portare questa vittima senza nome della Prima Guerra Mondiale all'altare della patria. È stato riprodotto un treno, esattamente una cosa necrofila, di quel bruttissimo treno di 100 anni fa, ed è stato fatto viaggiare non nel percorso da Aquileia a Roma, ma è stato fatto viaggiare per 5.000 chilometri in tutto il territorio italiano. È andato anche in Sardegna, nonostante da 20 anni a questa parte Trenitalia ha soppresso le unità, le navi che portano treni in Sardegna. Ovviamente tutte le tappe sono state fatte nelle principali stazioni d'Italia, Grandi Centri, eccetera, eccetera, e ovviamente l'ospite d'onore delle soste di questo treno del Milite Ignoto erano le scuole, cioè le studentesse e gli studenti venivano accompagnati. Parliamo di centinaia di migliaia di ragazze e di ragazzi italiani che hanno visto questo treno. Non è la gravità tanto, perché anche ovviamente il treno serviva a ricordare, a valorizzare la parola dell'eroismo, cioè l'eroe, il giovane che si immola per la patria. Questo è il messaggio culturale che è stato prodotto. Però la cosa più grave è che all'interno di questo treno l'esercito ha pensato bene di distribuire a tutti gli ospiti, i nostri ragazzi, un fumetto in cui viene raccontata la storia, come si è arrivato al treno e come si è arrivato al Milite Ignoto. Questo fumetto di fatto sdogana due figure storiche, anzi le presenta come eroi a cui le studentesse e gli studenti vengono chiamati per dare un tributo, cioè abbiamo un debito morale verso due figure di 100 anni fa che grazie al loro impegno, alla loro forza, alla loro volontà è stato creato questo memoriale per ricordare il Milite Ignoto. Chi sono queste due figure? La prima è un generale, quello che propose al paese di inventarsi questa cosa. Il generale si chiama Giulio Douet. Giulio Douet è il primo teorico, viene studiato in tutte le accademie dell'aeronautica mondiale, è il primo teorico italiano dei bombardamenti sulle popolazioni civili. Prima che scoppiasse la Prima Guerra Mondiale, nel 1913-14 tentò il pressing con il governo italiano dicendo: guardate, noi stiamo andando verso una grande guerra, una guerra che sarà una guerra che durerà tantissimo, una guerra che sarà fatta da trincee, una guerra in cui guadagnerai 10 metri, avanzi e arretri, intanto lasci migliaia e migliaia di giovani. C'è solo un modo per ridurre temporalmente, evitare che queste guerre si prolunghino, queste guerre moderne producendo questi morti: andare su una città, una grande capitale, puntare sull'aeronautica. Stiamo parlando, ancora non c'era neanche baracca, gli aerei servivano soltanto per individuare gli obiettivi, per guardare dall'alto, per capire come procedevano sul campo i militari. Questa era l'aeronautica ancora alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Lui dice: no, dobbiamo investire sull'aeronautica, perché il futuro di una guerra, per renderla, è quello di andare su una capitale, bombardare la capitale, mettere in ginocchio la popolazione civile, far perdere qualsiasi possibilità di consenso della popolazione rispetto ai governi. Questo porterà di fatto alla resa del nemico. Ovviamente sappiamo che per il diritto internazionale umanitario bombardare le popolazioni civili, quello che è stato fatto esattamente in 100 anni, quello che sta il genocidio rappresentato in questi mesi da Israele contro Gaza, viene fatto da tutti, ma è una violazione del diritto internazionale umanitario. Questo non si è detto ai nostri studenti. Non si è detto che attraverso quella lettura geostrategica, questa modalità di interpretare il conflitto, tutte le aeronautiche mondiali si sono preparate a colpire e bombardare. Israele lo fa, sa quanto sia fondamentale per piegare il popolo palestinese, per convincerlo che non c'è futuro a Gaza, che è meglio accettare la proposta della deportazione nel deserto del Sinai. Ha preso esattamente
ovviamente con 100 anni di evoluzione militare, ma hanno appreso esattamente la lettura del generale De Gaulle. Ebbene, questo è un personaggio invece noi che la scuola italiana propone all'interno, che invita gli studenti a onorare. Ma la seconda figura, che è il politico che presentò, il primo firmatario della proposta di legge nel 1919 per istituire il Memorial al Milite Ignoto, si chiama Cesare Maria De Vecchi. Eletto in Piemonte, Cesare Maria De Vecchi è uno dei quadrumviri della marcia su Roma. Cioè, nella scuola italiana della Repubblica, nella scuola italiana della Costituzione, si dà un fumetto spiegando che dobbiamo tributare il massimo di onore, il massimo di memoria a un golpista, uno dei quattro golpisti che portò al colpo di Stato e dunque all'avvento del fascismo, con tutti i crimini che sappiamo che ci avrebbero portato per il ventennio. Ma attenzione, Cesare Maria De Vecchi non è soltanto il quadrumbiro della marcia su Roma. Cesare Maria De Vecchi, all'avvento del fascismo, viene nominato primo governatore dell'Italia fascista in Somalia. E verrà richiamato immediatamente in patria da Mussolini, terrorizzato della violenza con cui Cesare Maria De Vecchi stava regolando le relazioni con il popolo somalo. Il governo fascista si preoccupa enormemente perché se avesse continuato, proseguito in questa modalità di sterminio della popolazione somala, si interrompeva qualsiasi possibilità di costruire una relazione con le classi dirigenti somale. Per cui viene richiamato in patria, cioè più fascista del fascista. Tornato in patria, fa la pace con Mussolini e viene nominato rappresentante del governo italiano nella trattativa col Vaticano per di quella che poi sarà l'accordo, la firma dei patti lateranensi. Un altro degli elementi di cui ancora oggi il nostro paese ne paga le conseguenze in termini di laicità mancata da parte dello Stato. Non contento di questo, Cesare Maria De Vecchi nel 1935 verrà nominato ministro della pubblica istruzione. Esattamente, visto che è il più fascista dei fascisti, in quella fase in cui il fascismo decide che bisogna puntare fondamentalmente sulle scuole, ideologizzare, conquistare il consenso di nuove generazioni, perché il fascismo la pensa in grande. Il fascismo pensa a quello che dovrà avvenire da qualche anno a quella parte. Ecco, questo accade. Tra l'altro, Cesare Maria De Vecchi è il ministro della pubblica istruzione delle leggi razziali. Prima della Germania, l'applicazione delle leggi per cui vengono espulsi dalle scuole italiane prima le insegnanti e gli insegnanti di religione ebraica, immediatamente dopo le studentesse e gli studenti. Questo succede nella scuola italiana attraverso il processo di militarizzazione. La cancellazione, l'oblio dei crimini di guerra, dei crimini coloniali. Il nostro è un paese che va alla guerra perché non ha mai fatto i conti con i propri crimini coloniali. Noi ancora siamo il paese che ritiene di aver fatto, di essere stati bravi italiani, che i crimini coloniali li hanno commessi i britannici e i francesi, mentre noi siamo stati... No, noi siamo, e questo lo voglio ricordare, perché lo scorso anno, nelle scuole italiane, in tutte le scuole italiane, si è festeggiato il 100° anniversario dell'aeronautica militare, la Fondazione dell'Aeronautica Militare Italiana. Sono state aperte 60 basi, comprese quelle in Priuli, dell'aeronautica, e sono state portate migliaia di scolaresche a omaggiare l'aeronautica militare italiana, con un messaggio preciso agli studenti. Gli studenti: l'aeronautica militare italiana è quel corpo di eroi pronto a intervenire a fianco della popolazione italiana tutte le volte che c'è un cataclisma, c'è un terremoto, c'è un disagio, eccetera. Sono gli eroi, sono i nostri angeli azzurri. Questo è il messaggio che è stato fatto passare, occultando la scuola, che occulta il dovere di ricordare questi sono stati 100 anni dell'aeronautica militare italiana. Quell'aeronautica di Giulio Douet, il generale che dicevo poco fa, che ha la capacità di capire quanto è importante colpire le popolazioni civili, annientarle, massacrarle,
Quell'aeronautica militare italiana che è stata la prima aeronautica al mondo a sperimentare l'uso dei gas sulla popolazione. I primi gas lanciati in Libia, poi lanciati in Etiopia e in Eritrea. È stata la prima aeronautica militare a bombardare i Paesi Baschi. L'abbiamo fatto una settimana prima di Guernica, prima che lo facessero con l'operazione contro i nazisti su Guernica. Noi l'abbiamo fatto una settimana prima. Non abbiamo avuto un Picasso che disegnasse, che dipingesse un quadro per renderci conto dei crimini commessi dall'aeronautica militare. Noi siamo stati la prima aeronautica che ha bombardato la Palestina. L'abbiamo fatto nel 1942, dalle basi militari del sud Italia partivano gli aerei che raggiungevano Gerusalemme per bombardare. Troverete le immagini su internet delle prime bambine palestinesi vittime dei bombardamenti italiani. Per non dimenticare quello che è accaduto poi la Seconda Guerra Mondiale, ma quello che è accaduto in tempi moderni. L'aeronautica che ha devastato i Balcani, che ha massacrato le popolazioni in Serbia, in Kosovo. L'aeronautica che nel 2011 ha bombardato la Libia, tradendola, dopo aver accolto qualche mese prima a Roma Gheddafi come un eroe mondiale, un eroe con una sceneggiata come mai si era verificato. Dalla base militare di Trapani sono partiti il 70% di quei bombardamenti nel 2011. Nel libro troverete cosa è successo nel 100° anniversario nella base di Trapani. C'è stata una scuola elementare che ha mandato una ventina di classi a festeggiare l'aeronautica militare nella base di Trapani Birgi. Trapani dove tra l'altro si sperimentano in questo accordo ormai duplice tra aeronautica militare e aziende, Leonardo, La Piaggio, eccetera, i nuovi sistemi a pilotaggio remoto, i nuovi droni da guerra. A Trapani Birgi è diventato un poligono sperimentale del complesso militare industriale internazionale per i droni. E a volte i droni cadono anche alle porte dei territori e dei comuni che vivono accanto alla base di Trapani Birgi. Invece con questa operazione un colpo di spugna e abbiamo dimenticato tutto. Ecco, questo è... Chiudo rispetto alla questione... Perché sta succedendo questo nella scuola italiana? Dimenticavo di dire, non è un processo che riguarda questo governo. Questo governo si caratterizza per la volgarità con cui riproduce modelli post-fascisti, eccetera. Ma il processo di militarizzazione del sistema dell'istruzione scolastica, perlomeno io documentato, è stato avviato formalmente, dico giuridicamente, attraverso la sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Difesa almeno 20 anni fa. Per cui, se poi ci fate caso, 20 anni corrispondono esattamente a questi maledetti 20 anni di questo terzo millennio, che sono gli anni in cui la guerra diventa globale, diventa permanente, diventa costante, in cui hai una guerra costante nell'economia, sul fronte interno, una militarizzazione del fronte interno. Ecco, l'obiettivo è scritto, l'obiettivo non è un'interpretazione mia, io riproduco esattamente quello che c'è scritto negli accordi. E l'obiettivo è quello di implementare, di educare le nuove generazioni alla difesa e alla sicurezza. Si scrive esattamente questo nei protocolli, in questi documenti. Noi educare alla pace, che è la funzione strutturale dell'educazione, strutturale della scuola, secondo il diritto internazionale. Non ci può essere modello costituzionale che non assuma il dovere che l'istruzione, che l'educazione sia un ponte di costruzione di uguaglianze sociali sostanziali. Ecco. No, cultura della difesa e della sicurezza. Dove cultura della difesa e della sicurezza si intende la difesa del sistema Italia. Si scrive anche questo. Cioè non si usano più quelle frasi ubriacanti e ipocrite che si utilizzavano durante la guerra in Afghanistan e in Iraq. Andiamo a esportare la democrazia, andiamo a portare i diritti, lottiamo per le donne che
sotto l'occupazione dell'islamismo che le obbliga. Ecco, no. Diciamo espressamente c'è un sistema Italia, ci sono gruppi economici dominanti, gruppi finanziari di questo paese, dobbiamo costruire un modello educativo in cui le giovani e i giovani di questo paese si sentano il dovere di proteggere questo modello, di proteggere, di difendere questo modello sociale, economico, discriminante, escludente, che vede sempre più il trasferimento di risorse che vengono sottratte al popolo e vengono incamerate dai gruppi economici finanziari. Per questo c'è necessità di entrare alla scuola, educare all'obbedienza cieca, educare che ci sono delle priorità nel paese. La priorità è la guerra, prepararsi alla guerra, la priorità è prepararsi alla difesa di questo modello economico e sociale. E se la priorità è questo, e qui comprendiamo anche il valore educativo dell'alternanza scuola-lavoro, dell'alternanza scuola-caserma. Se la priorità è questo, le nuove generazioni devono anche capire che nelle priorità bisogna fare delle scelte. E assumersi delle scelte significa anche essere disponibili a rinunciare a propri diritti sacrosanti, perché le poche risorse devono essere destinate a questo. Il lavoro non è un modello da cui liberarsi, ma che comunque ti dovrebbe gratificare, che comunque deve essere retribuito. La capacità di retribuzione sta anche nella capacità di scontro e di conflitto tra capitale e lavoro. Quanto più forte è il lavoro, tanto più diritti e tanto più salario conquisti. No, il lavoro è una concessione. Il lavoro può essere schiavo, può essere non retribuito. L'alternanza scuola-lavoro è un lavoro che ti abitua all'idea della precarietà costante, della precarietà totale. Il lavoro significa anche competizione, perché quando fai l'alternanza scuola-lavoro si sgomita per poter accedere nelle alternanze scuola-lavoro di qualità, di quelle che comunque alla fine ti possono dare qualcosa. Cioè, una cosa andrà a fare i camerieri a McDonald's, una cosa andrà a fare i camerieri nelle mense degli ufficiali, una cosa è poter entrare alla Leonardo a poter montare un carro armato, o poter entrare nei congegni elettronici o lavorare direttamente alle intelligenze artificiali. Questo significa competizione, abituarti già all'idea che devi sgomitare per avere accesso, oltre a rompere anche fisicamente l'alternanza scuola-lavoro, rompere l'unitarietà della classe. Terzo, quarto e quinto, non c'è un solo giorno di scuola in cui 30 sono gli alunni, 30 stanno insieme, perché un gruppo va a fare l'alternanza un quadrimestre, poi c'è l'altro gruppo, eccetera, rompendo. A questo si aggiunge quel processo autoritario, che dicevo, anche quello fondamentalmente educante. Oggi la scuola è scuola di valutazione, non è scuola di promozione dell'identità. Le studentesse e gli studenti sanno che non c'è giorno a scuola in cui tu non sei sottoposto alla valutazione, sia alla valutazione formale come l'invalsi, che è anche quello l'invalsi. Anche quella, l'invalsi, è una prova della militarizzazione del sistema scolastico. L'invalsi cancella il principio della complessità. L'invalsi ragiona con la logica binaria, buono, cattivo, sì, no, e soprattutto non ragiona. Ti impone di scegliere quella che ti sembra la soluzione migliore nel minor tempo possibile, esattamente come si fa nell'addestramento in guerra. In guerra non bisogna pensare. In guerra ad avere la capacità di essere rapido, pronto, di avere l'intuito di sparare prima di essere sparato, sia se utilizzo sistemi a distanza, il pulsante e poi il drone fa tutto, sia se mi trovo, come nella carneficina russo-ucraina, a metterci il corpo, a metterci la carne in questo conflitto. Questa è la logica binaria dell'invalsi, che è esattamente la logica con cui si stanno cancellando discipline nella scuola, che hanno proprio la funzione di rompere con la complessità. Se la logica è binaria, esiste un aggressore e un aggredito. Se la guerra scoppia il 24 febbraio, non c'è stato niente dietro, è logico che c'è un aggressore, sono i russi che sono entrati in Ucraina,
c'è un aggredito che sono gli ucraini, ergo, la conseguenza, dobbiamo stare con gli aggrediti. Se hai cancellato la complessità e non renderti conto che il conflitto in Ucraina ha radici plurisecolari e vai a scuola per studiare, perché studiare questo significa anche poter immaginarsi percorsi di soluzione al conflitto, hai esattamente trasformato la scuola in un modello di riproduzione di una logica binaria funzionale al militare. Io mi fermerei per ora queste domande, eccetera, o ovviamente interventi, e magari successivamente do anche qualche dato rispetto anche all'Università di Trieste. Direi che possiamo anche aprire con le domande, se ci sono delle domande. Ovviamente qualsiasi domanda, intervento, obiezione ben accetta. Ci tengo a specificare che sono particolarmente soddisfatto che un intervento del genere, che questo tema sia stato portato in questa sede, perché proprio da un'inchiesta di ritorno io ho letto che l'Università di Trieste ha preso direttamente dal Pentagono, non è un dato di qualche anno fa, più di 1 milione di euro direttamente dal Pentagono, senza neanche passare per quelle intermediazioni di altre entità. Al Pentagono l'Università di Trieste, sotto varie forme, per determinate ragioni, per svolgere determinate ricerche, ha preso dei soldi. Quindi portare in questa sede, che è così collusa sostanzialmente, oltre ai rapporti con le realtà economiche, come la Leonardo, la Finmeccanica, che opera nel settore bellico, proprio direttamente da quell'organo che chi meglio del Pentagono rappresenta più la bellicità e le politiche che vuole affrondare, no? Quindi sono veramente soddisfatto che si sia portato questo tema, e spero che possa diventare anche un bel dibattito quello di noi. Se ci sono domande, ripeto, alzate pure la mano. Io devo dire che sono stati toccati talmente tanti temi e io mi sono rivisto in tante cose, perché io ho anche vissuto in prima persona delle cose che sono raccontate in questo libro. Io mi ricordo che in quarta superiore, in quinta, se non ricordo, è stato portato una giornata, abbiamo perso tutta la giornata di scuola e io ho potuto imbracciare lo scudo di sommossa della polizia, il manganello, ho potuto imbracciare con fucile l'esercito italiano, e c'era la stella dei carabinieri, che ricordo, qua in Friuli abbiamo diverse brigate dell'esercito, ma anche carabinieri, brigata mobile, e la seconda brigata mobile è quella che opera all'estero, tra l'altro. Quindi, se noi ci pensiamo che i carabinieri sono quelli che pattugliano semplicemente le nostre strade, no, non fanno solo questo, vanno anche in Niger a formare gendarmerie, vanno a proteggere gli interessi del capitale italiano all'estero, penso soprattutto a Eni, che è una delle multinazionali, forse la multinazionale per eccellenza italiana. Quasi tutte le operazioni militari italiane all'estero, quasi tutte, sono sostanzialmente la difesa tutela del sistema Eni. Ho visto tante, si è parlato anche della militarizzazione, per dire, degli organi di polizia, della repressione. Abbiamo visto quello che succede anche in diverse piazze italiane oggigiorno, ma qui a Trieste qualcuno di noi è anche al porto, qualcuno di noi si è preso anche i Leanti, insomma. Quindi noi sappiamo che cosa significa la violenza di Stato sulla nostra pelle. Qua a Trieste l'abbiamo vista in azione. Qualcuno, forse, non so se lei Antonio, era geota di Genova. Io personalmente ho anche in famiglia, un parente, mio padre, è stato geota di Genova, e ho visto cosa significa una carica di carabinieri militarizzata. E quello è stato un vertice nel quale le forze di polizia sono state militarizzate. Quello che è successo a geota di Genova, che ne dicano, la storia ufficiale è stato voluto, è stato preparato nei minimi dettagli. Persino l'equipaggiamento è fatto apposta per quelle giornate, che si sono usati equipaggiamenti solo in quelle lì. Quindi che non ci vengono a raccontare la storia che ci sono stati errori, no, l'hanno voluto, è stato preparato in caserme francesi, italiane e con direttive che venivano dall'oltreoceano. Quel tipo di approccio nell'ordine pubblico, l'esperienza americana a Los Angeles nel 1992, Seattle nel 1999. Continuando con i temi toccati da Antonio, veramente amplissimi, ha citato anche l'intelligenza artificiale. Io guardo l'università, c'entra anche in questo.
Io recentemente mi sono interessato su quello che succede a Trento, un'avanguardia nella bolla dell'intelligenza artificiale e della tecnologia in Italia, che sviluppa tecnologie che in gergo sono chiamate dual use, doppio uso, civile e militare. Quindi ci viene detto che dai droni possiamo fertilizzare i nostri campi con il cloud seeding, no? Così si chiama il termine tecnico, no? Con i droni. E quindi che bello, no? E invece quelle tecnologie in realtà sono sviluppate in primis per tecnologie militari. Poi non andiamo a toccare il discorso che forse anche i nostri campi, la nostra terra non avrebbe bisogno del cloud seeding se fosse trattata come in maniera umana, ma siccome noi non siamo inseriti in un sistema umano, almeno questa è la mia personale opinione, un sistema disumano che non mette al centro l'essere umano, la sua natura, la sua persona, non mette al centro gli interessi, questo è il termine imperialismo che ha citato anche Anna, è questo. Cioè un blocco di interesse che vogliono spartirsi il mondo. Ed è per questo che noi stiamo vedendo guerra, stiamo vedendo conflitti. Ed è per questo che noi, come Italia, il sistema Italia, così viene chiamato, diamo il nostro contributo a questo processo, mandando più di 7.000 militari in giro per il mondo. Gli Stati Uniti non ne parliamo, non ne spiegano, ma non siamo gli unici, no? Ci sono altri paesi. E questo, spartirci il mondo. Quindi lei ci prendono un pezzo di Niger, di Costa e di Gaza, perché noi sappiamo benissimo che lei si è presa la concessione per fare ricerche di gas, ma le cose di gas, infatti una missione Levante, io ho il profondo sospetto, non ho le prove certe, che si serva a questo, cioè la missione Levante viene spacciata come missione umanitaria per realizzare la popolazione di Gaza, dopo è stata tempestata di bombe per mesi, senza che qualcuno abbia concretamente mosso un dito, ebbene adesso dopo 33.000 morti noi diciamo che andiamo a fare le missioni umanitarie. Poi pizzero, andiamo lì, io penso, ma non le prove. Sono parecchio convinto che ci sia anche una logica di tutelare i versi dietro questo. È stato toccato il tema dell'ONG, io invito, cito un libro scritto da Sonia Saviola, pacifista, attivista e scrittrice, ha scritto un bellissimo libro, ONG, bellissimo, semplice, molto accessibile, ma interessante. ONG che va alla vittoria dell'imperialismo globale, ve lo segnalo. Mi si spiega anche a loro che molte ONG, non tutte per fortuna, ma molte, hanno questa maggioranza. Sono collaboratori delle occupazioni, del furto delle popolazioni del terzo mondo. Quindi è un modo complesso, sono toccati tanti temi, veramente ci sarebbe un mondo di cose da dire, io sono sicuro che qualcuno di voi avrà cose da dire, domande da fare, insomma. Comunque dobbiamo stare veramente allerte, io credo è bene che si facciano eventi come questo, dibattiamo, cerchiamo di sensibilizzare i nostri colleghi, amici, vicini, compagni, chiunque, perché il clima ce lo richiede. Siamo veramente in una fase, io sono veramente sinceramente preoccupato per quello che sta accadendo ogni giorno e qui vorrei trovarci in un nuovo 1939-40, che come diceva Antonio è stato preparato ben prima. Le guerre non si inventano da un giorno all'altro, non scoprono perché uno ha dato in atto, vengono preparate anni prima. E noi appunto il processo di integrazione della scuola, non solo in Italia, il libro Antonio scrive parte più o meno dal 2014, c'era il governo Renzi, no? Pinotti, Ministro, in maniera netta. Perché è un punto d'arrivo alla guerra che viene preparato da tempo. E io lancio anche qui questo mio spunto. E io penso che una grande guerra sia inevitabile, penso che non è una questione di inevitabile per le volontà di quelli che sono i poteri, noi dobbiamo fare il nostro per impedire questa volontà di diventare realtà, però penso che nelle loro volontà, nelle loro anche necessità di salvaguardare questo mondo infernale che vogliono tenere in piedi, una guerra sia inevitabile per loro e sia solo una questione di quando, non di se. E se non sarà una guerra classica, sarà una nuova forma di guerra, comunque sempre e comunque rivolta contro di noi. Teniamo duro e grazie ad Antonio che porta avanti questi lavori, a chi come lui si interessa, diffonde e fa informazione. Ecco. Andrea. Solo una curiosità, volevo solo ricordare che nell'agosto 1940 l'Italia ha invaso i russi, in particolare l'Ucraina, senza motivazioni, quindi eravamo noi gli invasori, e in particolare la Crimea era abitata dalla popolazione italiana
che è stata, lo so per esperienza familiare anche, fortunata, sono stati sterminati perché considerati traditori. Quindi quando noi andiamo, in Crimea siamo stati nel 1853, che la zona piccola era una mondiale, quindi siamo sempre nella rompe le palle, no? Se vuole finirla, facciamo il mio basta. Abbiamo visto un quadro fosco, no? E domani alle 17.30 al circo della stampa Antonio ci parlerà dei rapporti Italia-Israele per definire l'appuntamento di domani. Gli ultimi mesi però hanno visto gli studenti, da cui insomma anche gli studenti poi si organizzano questa iniziativa, comunque prendere delle iniziative in Italia, muoversi, resistere a questo. Diciamo che quello che gli ha fatto scendere in piazza è quello che sta avendo in Palestina. Hanno comunque messo sotto critica, sotto discussione, sotto, hanno lottato, stanno lottando contro la complementarietà tra il modello universitario e il complesso militare industriale. E ci sono esempi, al di là di quello che sta avvenendo adesso, con la contestazione a Leonardo, eccetera, anche nelle scuole superiori di critica, contestazione, lotta rispetto ai processi di cui si è trattato, insomma, oltre a questo quadro fosco, c'è qualcuno che si ribella? Altre domande? Ci sono? Le mettiamo in coda così poi Antonio... Ah sì, faccio anch'io io dirò una cosa estremamente banale, ma qualcuno deve dire. Naturalmente, oltre all'opposizione, diciamo più, io la direi più estetica, no? Come possiamo fare, cioè dirci contro quello che sta succedendo, la militarizzazione, un paese, un'Europa con l'appoggio, la volontà degli Stati Uniti che vanno alla guerra, ovviamente è necessario anche poi, come farei con il suo libro, con la sua attività, prendere una posizione concreta, reale, e quindi mettere veramente le mani in pasta. Quello che le chiedo è, nel momento in cui noi siamo in ritardo, no, su questo processo, perché loro hanno più mezzi, gli amici hanno più mezzi, okay, comunque abbiamo creato una bestia che dovevamo fermare prima. E la situazione in Palestina, potremmo citare decine di conflitti degli ultimi decenni, ci mettono di fronte a una bestia che non si ferma di fronte alle nostre prese di posizione. Qual è la prospettiva reale di lotta che abbiamo? Quello che intendo dire è, per parlarci di Israele, se non Hamas è chiaramente un interesse, c'è lo sterminio in atto lì, ripeto, potremmo citare decine di conflitti, perché l'Iraq, l'Iran, l'Afghanistan, tutte espressioni di questa bestia che vuole distruggere a tutti i costi un altro popolo, altri interessi per portare avanti i propri interessi, non guarda l'opposizione civile, guarda la contrarietà popolare. Quindi è vero che dobbiamo essere per la pace, e questo è pacifico, diciamo così, per la ripetizione, però siamo sicuri e abbiamo prospettive differenti dalla lotta armata? Esiste o no questa prospettiva qui? Perché i palestinesi, se non prendono le armi, li massacrano lo stesso. Quindi la bestia che abbiamo creato non si ferma se ce ne mettiamo l'uomo di Tiananmen davanti al carro armato, per intenderci, no? Quindi la mia domanda è questa: ci sono reali prospettive differenti rispetto a questa? Allora, intanto rispondo a Tito. Forse se c'è un problema in questo momento nella presa di coscienza è che forse paradossalmente sono le nuove generazioni che sono più in ritardo nella scuola secondaria rispetto all'università. Mentre l'università mi pare che sia fondamentale il ruolo di chi sta occupando a denunciare che abbiamo le mani sporche di sangue, che abbiamo i vestiti sporchi di sangue, che esistono col nome e cognome dei responsabili del genocidio. Io penso che tantissime studentesse e studenti hanno fatto nome e cognome, Leonardo S.P.A., e lo hanno detto. Nella scuola probabilmente questo ritardo c'è. Nella scuola sta crescendo, secondo me,
una sensibilità soprattutto tra le insegnanti e gli insegnanti. Se penso a 3-4 anni fa, parlavo poco fa della costituzione dell'osservatorio. L'osservatorio ormai ogni giorno riceve decine di segnalazioni da tutta Italia di insegnanti che denunciano: ah, ma nella mia scuola hanno portato i ragazzi in caserma, nella mia scuola. Questo secondo me è un segnale estremamente positivo. Forse il problema reale è come mai non c'è invece una risposta altrettanto problema di presa di... Ecco, io su questo ti risponderei: io non sono convinto che non ci sia una presa di coscienza da parte delle nuove generazioni della drammaticità della militarizzazione del sistema scolastico, o come soprattutto questo sistema di militarizzazione sia esattamente in linea al salto verso il baratro di una guerra globale. Io ho paura, parlando con le poche volte che mi hanno fatto entrare a scuola, perché anche questo va detto, Tito, cioè oggi nelle scuole le forze armate hanno diritto di accesso. Io che sono insegnante della scuola italiana e che ho scritto un libro sulla scuola italiana, non ho diritto di accesso nella scuola italiana per poter parlare intanto ai colleghi e alle studentesse e agli studenti delle cose che scrivo su questo libro. Anche questo, secondo me, è un segno drammatico della situazione del processo di militarizzazione ideologica della scuola. Ma se le nuove generazioni, secondo me, hanno perfettamente consapevolezza dei processi in atto, io temo, parlando con i ragazzi, che i ragazzi si siano convinti che questa è la normalità delle cose. Cioè che la scuola non dovrebbe essere un laboratorio di socializzazione, di promozione, ma che la scuola è questa, la scuola è una caserma. Cioè è stato fatto passare il principio che la scuola è questa, e se la scuola è questa è normale che la scuola si faccia la guerra. Per cui che cosa devo fare? Cerco di tapparmi gli occhi, tapparmi il naso, la devo fare perché la legge mi impone la frequenza obbligatoria a scuola, ma faccio altro perché tanto so. Ecco, questa secondo me è una preoccupazione, e anche questa è la dimostrazione, come potrei dire, ma questo lo dico agli insegnanti: se l'insegnante ha prodotto questo modello in cui la scuola viene interpretata come una gabbia, la scuola viene interpretata come il laboratorio di oppressione, il laboratorio di repressione, credo che ci sia una grande sconfitta storica del sistema educativo. Credo che però bisogna assolutamente lavorare, e quello che sta accadendo nelle università, io non credo che o prima o dopo non verrà assunto direttamente dal mondo. Del resto già primi segnali di manifestazioni all'interno della scuola, solo che però paradossalmente ti trovi in una situazione in cui c'è un livello di repressione spaventosa da parte dei dirigenti scolastici e dei loro schiavetti in busta paga. Mi riferisco all'entourage che vive attorno e che si alimenta dei progettini, eccetera, che è pronto a colpire duramente e reprimere se ci sono forme di dissenso, soprattutto sulla questione palestinese. Non ci dimentichiamo cos'è accaduto nell'ufficio, cos'è accaduto in Lazio. Non penso che sia successo soltanto in Lazio, il Lazio l'abbiamo saputo, io presumo che sia accaduto in tutte le regioni d'Italia, in cui l'ufficio scolastico regionale ha diffuso una circolare riservata a tutti i dirigenti scolastici chiedendosi di attivarsi per verificare se si creassero forme di dissenso in vista della giornata della memoria, della giornata dello Shoah. Proprio perché c'era il terrore da parte dell'ufficio scolastico regionale che si potessero infiltrare soggetti, movimenti, studenti che potessero utilizzare rispetto alla questione del conflitto. Cioè hai trasformato i dirigenti scolastici esattamente come una circolare di questura in cui c'è il prefetto che manda o il questore che manda le circolari ai commissariati di ogni comune e dice: controllate cosa sta succedendo, se ci sono forme di protesta. Ecco, questo lo dico perché probabilmente c'è un livello anche di repressione talmente violenta e le nuove generazioni sono state lasciate, abbandonate a sé, dove non c'è più neanche la figura tutoriale degli adulti
che si assuma il compito di difendere, di stare a fianco alle nuove generazioni che subiscono forme di repressione violenta nelle scuole. Allora, le forme di resistenza. Io credo che nessuno di noi abbia il diritto. Io sono un violento, lo dico prima, cioè di cultura, di formazione, eccetera. Ma io personalmente, da non violento, non mi sono mai permesso il lusso di stare lì a giudicare da lontano cosa fa un popolo, soprattutto quando un popolo difende il proprio diritto alla sopravvivenza. E questo credo che debba essere una regola di tutti, come debba essere una regola di tutti che nessuno di noi è professorino sulla questione israelo-palestinese, per cui se ne sta qui al tavolino e suggerisce soluzioni al popolo palestinese per dire cosa fa. Due popoli, due stati, un popolo, tre stati, eccetera. Questo lasciamolo fare agli intellettuali ipocriti da quattro soldi. Ecco, credo che come movimenti antagonisti e come movimenti soprattutto internazionalisti di solidarietà, quello che dobbiamo fare è innanzitutto ascoltare, rendersi conto della, cioè, le nuove generazioni in Palestina hanno la stramaggioranza riconosce che è legittima la resistenza armata anche di Hamas, nonostante la stramaggioranza delle nuove generazioni palestinesi non sia islamico radicale, anzi guardi all'Occidente, a certi valori occidentali, perché sono ragazzi esattamente come te, cioè la stessa musica, stesso immaginario, stessi sogni, stesse prospettive. Però di fronte all'unica forma di resistenza che è stata fatta a un processo di disgregazione totale, di, perché oggi c'è un genocidio fisico, ma ci sono stati, soprattutto dopo gli accordi di Oslo, anni di genocidio culturale, di cancellazione. Per cui, allora, non sta a noi giudicare. Possiamo ognuno di noi preoccuparsi se questo possa... penso che chiunque abbia a cuore un movimento rivoluzionario si interroghi giorno per giorno se le scelte di quel... Ma questo, come posso dire, viene dopo al bisogno comunque di sostenere chi di fatto la resistenza la sta facendo. Questo è... Poi, se la domanda è possiamo importare la lotta armata fuori da... penso che è come discutere sul nulla, cioè non è contestualizzabile cosa succederebbe. Probabilmente anch'io da non violento in una situazione di colpo di stato, di repressione brutale, violenta, di carneficina, di genocidio nel nostro paese, in cui qualsiasi forma di resistenza viene portata in un lager, viene portata alla risiera, eccetera, probabilmente saremo costretti ad assumerci responsabilità politiche e al di là dei propri sogni, delle proprie utopie, delle proprie anche formazioni, saremo costretti a fare scelte che non avremmo mai pensato di fare. Però le cose secondo me vanno contestualizzate, non possiamo fare l'errore ideologico, soprattutto quando ci troviamo di fronte a situazioni come i conflitti reali. Questo è un conflitto reale, è un conflitto che vede uno sterminio. Casomai dovremmo iniziare a chiederci, ci sono soluzioni? Intanto non per la soluzione del conflitto israelo-palestinese, cioè sono soluzioni per arrivare domani mattina a un cessato il fuoco, perché non possiamo continuare a stare ogni giorno. Cioè ormai l'attacco a Rafah è provato, l'attacco a Rafah lo faranno e su questo sarà, anche perché aver ordinato 40.000 tende. Perché 40.000? L'esercito israeliano che cosa se ne fa di 40.000 tende? 40.000 tende, se vi fate il conto, in ogni tenda ci mettete 40-50 persone, eccetera, sono esattamente i numeri delle persone che potrebbero essere evacuate o con le buone o con le cattive, la Gaza. Esattamente si ripropone dopo 6 mesi quella che era la soluzione finale che era stata prefigurata già prima del 7 ottobre, che poi dopo il 7 ottobre è stata messa in campo con la campagna militare direttamente a Gaza. Ecco, questo secondo me, ecco, dovremmo fare uno sforzo probabilmente a vedere. E lo sforzo, secondo me, significa, siccome noi non abbiamo, purtroppo, dobbiamo anche essere coscienti della mancanza nostra di rappresentanza e di rappresentatività, però è anche vero che degli strumenti in mano ce li abbiamo, perlomeno per accelerare
un conflitto tra noi, prendere le distanze da chi sta sostenendo. Il nostro paese è un paese belligerante rispetto, ne parleremo domani sera per capire quanto abbiamo realmente le mani sporche di sangue. E allora se abbiamo la presenza, se prendiamo coscienza che abbiamo le mani sporche di sangue, delle assunzioni di responsabilità ce le dobbiamo dare. Se io scopro che l'Università degli Studi di Trieste ha due accordi strategici con la Weizmann Institutes of Science e con l'Università Ben Gurion del Negev, io penso che dovremmo iniziare a assumerci, perché siamo in questo posto, se no potremmo farlo anche a Piazza Unità d'Italia, che per me è una delle piazze più belle d'Italia, ok? Ci vedevamo là, io da fuori mi divertivo anche di più. Se lo facciamo qua, probabilmente perché abbiamo fatto una scelta. Allora, questo comporta intanto chiederci cos'è il Weizmann Institute of Science e l'Università Ben Gurion. Sono università neutrali, come ci dicono tutti i rettori d'Italia, che dicono, ma boicottaggio con l'università, cosa c'entra? Le università sono un ponte di dialogo, sono un centro di cultura, sono un centro di formazione. Nelle università non si fa politica, pertanto non ci vedo niente di male di stringere un raccordo con... No, cerchiamo di informarci. Ebbene, abbiamo prodotto documenti che spiegano cos'è. Già Weizmann è... il fondatore, il primo presidente dello Stato di Israele, cioè già un'università che assume il nome di un fondatore, ossia di quel modello di sionismo che avrebbe generato l'apartheid, che ha generato conflitti che si sono susseguiti uno all'altro. Ma non è su questo, sui nomi, che uno eventualmente spacca il capello in due. Ma se abbiamo documentato che questa università è un'università in cui il suo apparato, il suo consiglio di amministrazione è fatto da uomini che siedono un giorno ai vertici del complesso militare industriale israeliano, delle grandi aziende, il giorno dopo sono ai vertici delle forze armate o dei servizi segreti israeliani. Se poi scopriamo che questo è l'istituto dove già a partire dagli anni 50 si è investito nella ricerca nucleare, Israele, in violazione dei trattati internazionali, perché non li firma, e impunemente, ha a disposizione almeno 200 testate nucleari che non sono state acquistate negli Stati Uniti d'America, sono state studiate, sperimentate, prodotte all'interno delle due università, guarda caso, che questa università di Trieste, secondo me, non è casuale. Anche perché questa è un'università di eccellenza, soprattutto su settori che sono quelli delle alte tecnologie, campi scientifici. E allora è chiaro che va a farsi il partenariato con le due università dove sono nate le bombe nucleari. L'università Ben Gurion del Negev, io la conosco particolarmente perché l'ho studiata, perché è un modello. È il modello su cui abbiamo costruito l'università italiana, su cui Leonardo, attraverso le due fondazioni, Leonardo Medor e Leonardo Civiltà delle Macchine, ha prefigurato quale deve essere il futuro dell'università italiana. Non soltanto un'università commerciale, un'università a mercato, ma un'università ideologicamente che ha creato un modello di sistema in cui non c'è più l'idea di demarcazione tra le forze armate, l'apparato securitario, le grandi e medie industrie militari, dove le università diventano il centro propulsivo della ricerca, ma non soltanto della ricerca tecnologica, perché noi ancora paghiamo un limite culturale di ritenere che il rapporto diventa problematico tra le università italiane e le università israeliane quando eventualmente si producono armi. Ok? Perché ancora pensiamo che le guerre si facciano soltanto con le armi. La guerra di Israele, il genocidio, non è solo una guerra fatta con quei bombardamenti massicci sulla pelle delle donne e dei bambini palestinesi. È una guerra ideologica, è una guerra di contenuti, è una guerra di informazione, è una guerra che ti ha permesso di costruire un concetto di nemico. Per cui poi, se è vero che la stramaggioranza della popolazione israeliana è contro Netanyahu, ma è vero che la stessa stramaggioranza del popolo israeliano è d'accordo sull'operazione di polizia a Gaza,
E perché? Perché è stato costruito attraverso il sistema scolastico educativo, attraverso quel modello di cui vi parlavo poco fa. L'educazione alla difesa e alla sicurezza sta anche in questo. Cerca di cementificare un'identità che mi mette contro, un'identità in cui identifico anche il nemico e costruisco anche la mia interpretazione della realtà in funzione del nemico. È così che mi costruisco la guerra. Questo è stato fatto. Allora, di fronte anche a questo, dovremmo iniziare a chiederci se queste due università, oltre ad aver costruito le bombe nucleari, e le bombe nucleari di Israele sono le bombe che sono state minacciate, il cui uso è stato minacciato in questi mesi, in questi sei maledetti mesi, sia contro il popolo palestinese e sia anche contro l'Iran, che probabilmente è il secondo grande obiettivo di questo conflitto a medio-lungo termine. E allora, ma non c'è solo questo, perché in questa università si è costruito lo Stato di Israele, si è costruito il modello sociale, economico, l'interpretazione, si è costruito questo Stato che nella Costituzione ha ammesso che ci sono cittadini, ha legittimato l'apartheid ideologica, culturale, cittadini di serie A, gli ebrei, cittadini di serie B e di serie C, gli arabi con passaporto israeliano, che non hanno diritto di accesso a tutta una serie di servizi, compreso il modello universitario, perché cari lettrici e cari lettori d'Italia, voi non vi potete parlare di un'università democratica, un'università in cui chi dissente, quelle poche, pochissime mosche bianche, che non se la sentono di sposare il pensiero unico e che magari hanno la follia di dichiarare che si tratta di un genocidio, immediatamente vengono espulse dall'università. E quando non vengono espulse, i consigli di amministrazione di questa università pagano i gruppi dell'estrema destra ortodossa per andare a fare il pressing nella migliore delle ipotesi, o per minacciare e ammazzare studenti o docenti universitari che la pensano diversamente. E questo è legittimato. Le università, non si può far finta di non sapere che le università israeliane non sono un campus di studentesse e di studenti. Storicamente sono un campus di militari, perché per il modello stesso militare, fare il militare e fare lo studente universitario ti garantisce un percorso, un curriculum di studi che ti consente di avere dei privilegi che gli altri studenti, soprattutto gli studenti arabi, non possono avere, per cui riproduci lo stesso modello di apartheid all'interno dell'università, oltre che riprodurlo ideologicamente. Questa è l'università israeliana con cui noi andiamo a fare accordi, per cui un'università che è l'elemento cardine della produzione di sistemi di morte, quelli più avanzati. Io vi potrei leggere cosa fa l'università, il Weizmann Institute, in termini, ha prodotto i nuovi sistemi di droni, quelli che poi sono stati acquisiti da Israele, sperimentati nelle varie operazioni contro Gaza, sperimentati in sud del Libano, sperimentati in Siria, e che abbiamo acquistato noi, e che sperimentiamo sulla pelle delle sorelle e dei fratelli migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo, perché oggi la vigilanza, questa oscena vigilanza, che significa soltanto raccogliere le immagini della gente che viene lasciata affogare nel Mediterraneo, sono immagini di tecnologie e di droni che abbiamo acquistato in Israele con fondi dell'Unione Europea. L'agenzia Frontex di questo si nutre. E sono gli apparati che sono stati realizzati esattamente all'interno di queste università. L'apparato ideologico su cui costruisce, cementifica una società, nasce nelle università. Pertanto basta con questa cosa di criminalizzare il Technion, questo istituto di eccellenza, perché produce... No, non c'è università che non faccia questo, e non c'è soprattutto università che non abbia apparati culturali ideologici. Quello che oggi si fa anche nelle università italiane, tu raccontavi di mare aperto, controllate, ogni sei mesi l'Università di Trieste fa il bando, e non lo fa per gli scienziati, lo fa per gli studenti di giurisprudenza e di scienze politiche, perché nelle guerre moderne, per sedersi nella pianificazione delle esercitazioni NATO, hai bisogno di intellettuali
che sappiano leggere i conflitti, che sappiano leggere come relazionarti con le popolazioni in caso di conflitto. Questa è la cooptazione degli intellettuali che vengono dalle università di giurisprudenza, dalle università di scienze politiche, dalle università di sociologia, dalle università di psicologia. Sono questi gli elementi fondamentali. L'Università di Bologna, la Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, che la mia generazione ha conosciuto per altri motivi, perché era la facoltà che leggeva la conflittualità sociale, che alimentava la conflittualità sociale negli anni, fine anni 60 e negli anni 70. Oggi l'Università di Bologna è quella che ha accordi protocollo con la NATO per esattamente costruire i cardini su cui la NATO ha la possibilità di riprodursi. La NATO ha bisogno di reinventarsi il nemico di volta in volta, ha bisogno di trovare degli elementi che possono mettere in crisi il mondo occidentale. E che lo fa? Lo fanno quelli che fanno soltanto i militari. Non lo possono fare loro. La NATO ha bisogno di quelle università che hanno la capacità di cogliere cos'è l'immigrazione. La Facoltà di Scienze Politiche ha firmato un contratto con la NATO in cui ha fornito la lettura sui fenomeni migratori nel continente africano per rendersi conto della complessità, e così oggi la NATO assume il compito di dover garantire la sicurezza dell'Occidente cercando di contrastare o di controllare, nella migliore delle ipotesi, i flussi migratori dall'Africa verso... Ecco, questo succede nelle università. Ce lo dobbiamo chiedere, e anche in questo caso dobbiamo avere la capacità di imporre alle università che queste non sono scelte neutre. Scegliere di mandare i propri studenti, perché non fanno lo stage, non fanno la formazione, si siedono nella pianificazione delle esercitazioni. Per questo stanno un mese sulla portaerei Cavour a discutere con gli ammiragli, eccetera, su come fare l'esercitazione. Certo, non è che discutono dove lancio il missile, ma dopo che ho lanciato il missile e devo occupare la Sicilia, come vado a occupare la Sicilia? Come interloquisco con le classi dirigenti politiche, eccetera? Ho bisogno del giurista, ho bisogno di chi fa scienze politiche, ho bisogno di chi fa antropologia e di chi fa sociologia. Queste cose vanno denunciate. E dobbiamo fare anche un salto di qualità noi, a non pensare che la relazione sia la militarizzazione dell'università, non sia soltanto il fatto che faccio un contratto con Leonardo. E anche su questo, lo so che l'ho fatta lunga, però ogni volta sento sempre: ah, ma senza Leonardo, senza Fincantieri, sarebbe morta la ricerca scientifica nelle nostre università. E allora, fate un lavoro di ricerca. Pensiamo di smontare questa cosa, questo luogo comune, che oggi viene ripetuto dalle studentesse, dai vostri colleghi, dagli studenti. Ah, ma se poi diciamo no, Leonardo, chiudiamo con la ricerca. Ma viene da ridere, la ricerca ancora, nonostante le ipocrisie raccontate, si fa con i fondi pubblici, si fa con i fondi dell'Unione Europea, si fa con i fondi dello Stato, si fa con i fondi delle regioni, si fa con i fondi degli enti locali. Leonardo, Fincantieri, al massimo pagano una borsa di ricerca di 10.000-20.000 euro. Non fanno ricerca. Sfruttano la ricerca che viene fatta nelle università con fondi pubblici. Questa cosa dobbiamo avere il coraggio di dire, perché sono due volte criminali. Perché si onorano di avere il logo dell'Università di Trieste accanto ai propri progetti, sdoganandosi, trasformandosi non in quei criminali e banditi di guerra che sono, ma anzi al contrario, di una istituzione scientifica che coopera col meglio delle istituzioni scientifiche. No, peggio ancora, sfruttando le risorse pubbliche e trasferendo sempre più la ricerca dalla produzione per il sapere, perché su questo si dovrebbe fare l'università, alla produzione per il complesso militare industriale. Ecco, dobbiamo avere anche queste capacità di fare ricerca nelle università e dimostrare che non c'è assolutamente bisogno di Leonardo né tanto peggio di Fincantieri. L'università deve fare altro, casomai interpretare e chiedersi se i piani industriali di Fincantieri, in una città come Trieste, mi auguro che la Facoltà di Economia si legga il piano industriale di Fincantieri per i prossimi anni e dica chiaramente che questo piano va contro la città di Trieste, va contro gli interessi della classe lavoratrice di Trieste, perché è un piano che punta alla guerra, è un piano che punta alla produzione militare, alla produzione di navi da guerra e che soprattutto punta alla esternalizzazione, al trasferimento dei cantieri ai paesi clienti, perché questo è il modello economico del complesso militare industriale. I profitti
in mano privato, i danni si socializzano. Allora, anche questo, l'università invece di firmare l'accordo con Fincantieri vada a studiarsi il piano di Fincantieri e valuti se questo piano promuova l'economia della città di Trieste. E quindi è stato veramente toccato di tutto e poi tra l'altro appunto l'abbiamo più vicino a Falcone che a Tiri Navale, appunto Fincantieri. Il quale voglio ricordare, se è stato toccato anche il tema dell'immigrazione, un fenomeno che parte sostanzialmente anche dai tedeschi che noi abbiamo causato in giro per il mondo, no? Infatti è anche molto triste, no? Vedere che molte generazioni di giovani africani, asiatici, decidano di lasciare le loro terre, le loro case, le loro famiglie, venire qui, magari anche illusi di trovare il paese del Bengodi, un po' come una realtà diversa, no, per le devastazioni che appunto questo sistema produce nelle loro terre. E poi magari finire qui e andare a lavorare magari con un falcone, un terzo della popolazione con falcone immigrata, lavorare in una rete, no, i dipendenti dei cantieri di un falcone sono migliaia, se non ricordo un numero preciso. Ma in una rete che conta di centinaia di ditte in subappalto. Micro realtà, tutti bengalesi, anche lì poi ci sono varie gerarchie, no? Cioè, quella voce peggiore viene appunto dal Bangladesh, poi ci sono magari balcanici e da altre nazioni. È una compagine molto complessa, molto frammentata, e anche qui la difficoltà di poi far nascere anche lode di rivendicazione salariale e difesa dei diritti del lavoro. Perché in una realtà super frammentata, divisa, spaccata, nel quale magari non capisco neanche cosa dice il mio collega, perché non lo capisco, parla un'altra lingua, anche qui ci stanno portando a questo, ad essere l'uno contro l'altro, a non riuscire neanche a metterci insieme, a poter dire noi che soffriamo magari nella stessa condizione, tenerci la mano con l'uno o con l'altro. Appunto, dicevo che non fa ancora, sono centinaia di persone subappalto, nel quale i dipendenti degli affincantieri sono una minoranza e sono praticamente tutti addetti a ruoli d'ufficio. I lavoratori che proprio lavorano con le loro mani rischiano anche per la vita, nel recente abbiamo un incidente che è avvenuto in un falcone, sono molti miliardi e sottopagati rispetto. Quindi anche qui questo tema, no, che va contro sia contro chi, l'immigrato che viene qua e viene sfruttato, che contro di noi, no? Che veniamo messi gli uni contro gli altri, non si chiama guerra tra poveri, che mette comunque anche in competizione noi con loro, no? Si fa una guerra in basso delle condizioni lavorative e salariali, si crea una dinamica esplosiva nel quale finiamo per odiarci gli uni con gli altri e nel frattempo chi veramente ci odia e chi ci veramente ci sta mandando al macero prospera. Penso che il libro di Antonio che ha fatto sul tema della digitalizzazione a scuola appunto è indicativo del fatto che ormai si diceva che per occupare un paese, per militarizzare un'area è necessario il suo del giurista, del politologo, del dotto, o del militare, insomma. Per militarizzare il nostro paese, la nostra società, c'è anche bisogno del cittadino, del buon cittadino, buono inteso come appunto intendono loro. È questo che la scuola sta costruendo, dei buoni cittadini che per buoni si intende non mettere in discussione certe cose, facciano proprio il pensiero unico che domina, siano abituati a non mettere in discussione e a eseguire le regole. La realtà che ci circonda è sempre dovunque, in qualsiasi settore, nella scuola, come è stato detto, dei presidi che diventano dei burocrati, degli esecutori, no? Della commissaria di polizia, lo stesso avviene anche nell'ospedale. Mi sembra che sia una burocratizzazione anche del comparto medico. Io sentivo che parlano di aprire stazioni di polizia nell'ospedale, con la scusante di aggressioni contro operatori infermieristici o medici. Cioè, aprire la stazione di polizia nell'ospedale. Io sono un ragazzo che è cresciuto in una scuola che viveva normalmente per acquisizione. Io ho fatto un istituto tecnico comune, due volte nella mia vita abbiamo vissuto io non dietro nel nome mia classe, ma i carabinieri sono entrati in scuola e hanno fatto per acquisizione. Come se non la fosse. Il tutto ovviamente usciamo da scuola sotto la telecamera. Questa è la legge circola e nessuno che si fa una domanda. Io ho detto appunto, io ho vissuto l'esperienza, dico io per dare testimonianza che quello che scrive Antonio è vero, io ho vissuto un incontro scolastico nel quale
ci facevano dei discorsi simili, motivazionali, e poi ci imponevano di andare a tutti vince, lo slogan vince, per motivi motivazionali. Io mi sono ovviamente rifiutato, ma ho visto che tutti, compresi i docenti, avvocati, e volavano vincere, come degli idioti. Non conosce evidentemente bene la storia del loro paese, tra l'altro. E di poco fa, scusate se l'ho detto sul localismo, ma nei fatti locali si possono capire cosa detto in generale. A Udine, che è la città dove io sono nato, vogliono istituzionalizzare la delazione. Vogliono creare dei volontari, si fanno avanti, dicono ok, polizia locale, polizia, io sono uno che vuole lavorare con voi, io sono colui che monitora il quartiere e segnala tutto. Questo si sta creando, una società di robot, di esecutori, di gendarmi. E la gente a bocca. Lo vediamo, abbiamo distribuito volantini, abbiamo stampato più di 1000 volantini distribuiti in tutte le sedi dell'università e vediamo quanti ragazzi, studenti si sono presentati. Perché non c'è abitudine a mettere in porre le questioni, farsi domande, rifiutare un modello? No, evidentemente questo modello purtroppo sta funzionando. E appunto, all'epoca, una volta, a fine anni 90, primi 2000, io ho davanti un documento che adesso è anche difficile trovare, si chiama Urban Operation in the Year 2020. Documento fatto nel 2002-2003. Questi dicevano che nel 2020 prefigurava uno scenario ipotetico, tensioni sociali esplosive, crisi economica, tensioni enormi, conflitti sociali. 2020, loro lo dicevano nel 2003. E qui è un modello, questa è stata un'esercitazione. Noi ci dobbiamo preparare ad affrontare nel 2020 scenari di questo tipo, di guerriglia urbana. Noi nel 2020 avevamo strade vuote, civili e piene di militari. Non voglio fare la teleologia, insomma, però per capire, loro si preparano in anticipo. Ora che stanno puntando sulla scuola, è evidente che tra 10, 15, 20 anni ci vogliono tutti addestrati, allineati, dei perfetti. Una volta che siamo fascisti, oggi possiamo dire perfetti cittadini dello Stato della nuova Repubblica Democratica Italiana, no? Che ovviamente antifascista la parola, però appunto, come ha spiegato Antonio, riprende molto anche di quei sistemi. Penso che la situazione sia veramente grave, dobbiamo riflettere su questo e oggi Antonio ci ha veramente guidato a coprire tutti questi temi. Lascio spazio per un ultimo giro di domande, perché poi purtroppo dovremo lasciare l'aula. Mi chiedo Venia, che poi passerò la parola anche ad Adam, chiedo Venia, spero di essermi dimostrato anch'io, ma a sentire tutte queste robe c'è un'energia dentro che mi ricorda, perché queste robe mi fanno scusate girare il palco. Non è un modello di scuola che diciamo prende un po' tutto, guarda, si è parlato di un documento degli anni 2000, siamo nel 2024, forse non è che nasce dagli anni 2000, ma viene da chiedersi dal momento che il fascismo, la seconda guerra mondiale, finiscono a metà del Novecento, se mai c'è stato un modello di scuola, forse, l'altro dubbio, non lo so, un modello di scuola forse negli anni... Difficile a dirsi, probabilmente quello che dobbiamo pensare non è un capire dove è cominciato il problema, ma è un sistema, proprio se non è nelle fondamenta della scuola, probabilmente non gestire la contraddizione, la capacità critica, ma probabilmente insegnare ad eseguire degli ordini, appunto come principio. Io penso che all'interno della scuola ci sia anche tanta gente valida, però purtroppo molto probabilmente è minoritaria, e con tutti questi sistemi di controllo che vanno dal dirigente a progetti che parlano dall'alto, spesso non ben identificati, è difficilissimo ovviamente creare un movimento di opposizione. E tra l'altro io volevo solo lanciare questo dubbio, probabilmente non è una società sempre più competitiva, anzi, la competizione probabilmente si crea nel momento in cui tu hai un'idea, ma
io vedo fuori dalla finestra un mondo totalmente impoverito di valori, per quanto possano essere condivisibili o meno, valori, idee, immaginari di futuro. E quindi sostanzialmente si crea probabilmente più che una società di competizione l'uno tra l'altro, una società di annichilimento totale che porta una sorta di massa informe a tornare ad essere un popolo totalmente due, che tra l'altro non saprà più neanche leggere e scrivere o prendere un documento, di conseguenza potrà solamente subire dei due parti del bando, perché di fatto questo è. E, quindi sì, questo chiede, cioè c'è mai stato uno spiraglio di scuola e scuola e università, forse la università un po' di più, sì, ma di scuola che lascia un po' ampio margine di sviluppo del pensiero critico. No, ti rispondo nel senso che allora, ovviamente, come è stata pensata la scuola, soprattutto nell'Ottocento, è stata sempre pensata in una forma di controllo, anche la struttura stessa delle scuole, esattamente riproducendo modelli come la caserma, modelli come gli ospedali, modelli come il carcere, ovviamente. Però è anche vero che la storia, soprattutto del Novecento, vede all'interno del mondo della scuola momenti fondamentali di conflitto in cui le nuove generazioni scendono in piazza e che rimettono in discussione quel tipo di modello. La storia è fatta da rapporti di forza. Sicuramente negli anni, nella seconda metà degli anni 60, prima metà sino al 76-77, sicuramente nella scuola italiana, ma anche in alcune, nella scuola bene o male europea, penso quella francese, quella della Germania, eccetera, ci sono stati grossi momenti che hanno rimesso in discussione quel tipo di modello della scuola. E sono state scuole che hanno prodotto sicuramente momenti di mobilitazione, momenti di trasformazione, momenti reali di democratizzazione e di maggiore agibilità democratica, anche di critica a quel modello. Ma del resto lo stesso è accaduto in altri aspetti della società. Sono gli anni, per stare qui a Trieste, Vasaglia mette in discussione quel tipo di modello di controllo sociale che vede l'apparato scuola, ospedale, ospedale psichiatrico, eccetera. Per cui ci sono fasi della storia. Il problema è riuscire a rimettere, secondo me, ecco, lo sforzo è cerchiamo di fare in tutti i modi che ci sia una maggiore presa di coscienza, che tra l'altro oggi anche più, come consentimi di dire, ancora più necessaria, perché qui non c'è soltanto da rimettere in discussione un modello autoritario, sempre più escludente, qui c'è il problema reale della sopravvivenza. Perché io credo che, non voglio essere catastrofico, se sono qui è perché credo che ancora ci siano i margini di manovra per impedirlo, ma penso che dobbiamo essere realisti. Cioè questa umanità, attraverso questo modello, sta andando verso la catastrofe, che può essere a breve termine una guerra globale, totale, nucleare, nella migliore delle ipotesi, a medio termine, una catastrofe climatica ambientale. Allora, di fronte a questo, credo che dobbiamo avere la capacità di stare nelle contraddizioni e, nonostante, sono d'accordo con te, la scuola è questa, storicamente è stata volutamente pensata per creare l'ordine, l'obbedienza, l'omologazione, eccetera. Però è anche vero che i momenti di trasformazione, di conflitto sociale e di tentativi di rivoluzione sociale si sono prodotti all'interno del mondo della scuola, all'interno del mondo delle università, in cui sono le nuove generazioni che sono state il motore dei processi di trasformazione del XX secolo. La maggior ragione per questo che dobbiamo investire tutte le nostre risorse possibili perché la conflittualità cresca, sta crescendo nelle università, perché non penso che per noi... Per me non era scontato quello che sta succedendo oggi rispetto alla denuncia del genocidio palestinese, non era assolutamente scontato. Eppure sta succedendo, si allarga, c'è una presa di coscienza e le parole non sono soltanto solidarietà, cavolo. No, vengono, la gente viene picchiata a Pisa e nonostante c'è il tentativo da parte del giornalista di vittimizzare le ragazze brutalmente picchiate, le ragazze rifiutano la vittimizzazione. Interessava dire soltanto che erano in piazza per denunciare chi aveva le mani sporche di sangue? Il governo italiano, Leonardo S.P.A. Allora, se ci sono questi, sono segnali positivi. Probabilmente, lo dicevo poco fa,
c'è qualcosa che non funziona nelle scuole italiane, quelle, dico, quelle secondarie, perché non c'è quella risposta che c'è nelle università, tra l'altro anche con un gap generazionale di 1 o 2 anni. E anche questo, secondo me, è un segnale positivo, perché probabilmente è una fase, ma potrebbe anche scoppiare. Allora, ci dobbiamo essere in questi conflitti, perché questi conflitti possono migliorare la situazione, possono dare spazi di agibilità in questi apparati sicuritari di controllo anche mentale, ma soprattutto possono essere veramente, perché la storia ce lo insegna, le ultime possibilità di rimettere in discussione questo passo sul... Se nelle scuole italiane avessero invece insegnato la storia, come ho detto poco fa, l'aeronautica militare, queste cose, avessero insegnato che la storia del XX secolo è una storia di rivolte giovanili che nascono nelle scuole, è una rivolta giovanile negli Stati Uniti che impone la fine della guerra in Vietnam e il ritorno a casa dei militari. Se le nostre nuove generazioni avessero conosciuto la storia, avessero conosciuto che la più grande rivoluzione sociale di trasformazione dei costumi, quella del 68-69, è nata nelle classi, è nata nelle scuole, è nata nelle aule universitarie, probabilmente questa idea che non si può far nulla all'interno delle scuole non ci sarebbe. La cancellazione della memoria storica, delle lotte sociali all'interno delle scuole, grazie alle scuole, è funzionale anche a questo sistema di omologazione, di impossibilità che ci sia una forma di rivolta. Probabilmente chi è insegnante a scuola dovrebbe porsi il problema di cosa insegnare e soprattutto leggere cosa è stata la storia del XX secolo. E poi anche volevo dire un'altra cosa: secondo me abbiamo perso la catastrofe, non perché siamo militarizzati, ma siamo smilitarizzati, inebetiti, perché ai miei tempi, per esempio, quando faccio un esempio stupido, frequentavo il creatorio da ragazzo e annualmente c'era la festa dell'aviatorio e venivano indicati anche i medici della prima guerra mondiale, della seconda guerra mondiale. Quindi a scuola, quando entrava l'insegnante, ci si alzava i piedi. Sono tutte cose che oggi non si fanno, quindi non vedo tutta questa militarizzazione. Io sinceramente, per quello che vedo, è una inebetizzazione, come voglio dire. La società è inebetita. Ecco, questo vuol dire. Soprattutto abbiamo anche l'esperienza di quello che è successo tra 2020 e 2023, no? Ecco. Quindi, non so. Che è stata militarizzazione. Cos'è? Che è stata militarizzazione. Sì. Sì. Per cui, non è. Però, non vedo una militarizzazione della scuola, ecco. In questo senso. Non lo vedi, io sono Paola, sono argentina, no? Sono cresciuta nella letteratura militare argentina e tanti mi dicono, io avevo tipo dai 8 a 16 anni, no? Dicono un po' così, ma non vedevi niente, sono stati 30.000 desaparecidos, no? Che sequestravano, no? Ma tu non vedevi niente e quello era. Io posso dire due o tre esperienze da piccola che le ho capito nel periodo Covid, perché erano proprio che mi hanno successo e dopo sai quando ti fa click la testa e prima di tutto quando ero piccola nella radio tutto il tempo e nella dittatura i militari non c'erano votazioni, erano loro, oggi era Ada, domani non so, no? E questi erano i presidenti tra noi. E la radio tutto il tempo dicevano il coprifuoco e il divieto di assembramento. E non c'era il Covid, parliamo degli anni 70, così. E quando hanno cominciato qua con il Covid, coprifuoco e divieto di assembramento, subito mi è venuta questa cosa qua, no? E dopo racconto due robe anche che mi ricordo era di una scuola di suore, e che facevamo la festa di fine
come si chiama? L'uso plastico. Sì. E allora da una canzone che era di Marcello Sosa, che è un artista molto popolare, no? Così un poco ribelle in quel periodo. E tipo per due mesi abbiamo praticato questa canzone, no? E dopo di un giorno all'altro hanno detto no, non si canta perché parlava del popolo, della unione, no? E quello l'ho capito nel periodo Covid. Altra roba e finisco. Un'altra cosa che io sono venuta qua quando avevo 19 anni, che c'era mia zia, perché anche mio padre era di Trieste, di Pola. E allora si sono avvicinati dei ragazzi a chiedermi che pensava del Che Guevara, no? E io mi sono sentita ignorante, no? Perché avevo 19 anni e mi dico, chi è Che Guevara, pensa? E io non ho potuto rispondere, e quello era la censura. Tutto il mondo sapeva chi era Che Guevara, al di là di quello che si può pensare o dire, no? Ma io che ero argentina, no, perché questa è un'altra roba che loro usano molto, è la censura, no? Allora tu non sai dopo. Per questo non è che non esiste, è che non ti fanno vedere certe cose, allora non sai che hai la possibilità, no, di lottare o di dire no. Ringrazio per anche questa testimonianza diretta, insomma, di chi ha vissuto un po' sempre utile anche ascoltare chi ha vissuto anche questo passato. Penso che anche questo si sta un po' cercando di spezzare nei primi tempi, anche un po' il passaggio di consegna tra generazioni, no? Perché se vediamo che anche in realtà molto spaccata, ho parlato prima della frammentazione sociale, del luogo del lavoro, ma anche tra generazioni, insomma, tra cura, storia. Io ho avuto la fortuna di ascoltare i racconti di mia nonna. Mia nonna, adesso mi sembra, no? Cioè, c'è una tendenza, come dire, di essere sempre più chiusi in se stessi, no? Magari davanti al telefono e meno ad ascoltare anche chi come lei ha delle esperienze importanti da raccontare. E condivido anche, no, quello che è stato detto. D'altronde penso che il periodo pandemico ha impostato anche un linguaggio molto bellico, no? Che infatti è stato tenuto in piedi, guarda caso, il 22 febbraio, febbraio 2022, quando è partita, no, la campagna russa in Ucraina, quella diretta, e queste sì, molte parole che prima venivano, sono state usate da due anni per la questione della pandemia, sono state tenute in piedi e usate. Giustamente, sì. Perché appunto si iniziava a fare la guerra in Covid, il coprifuoco, termine, è una misura proprio di guerra, non mi ricordo. Tutta la mia interpretazione delle strade, no? Io ero molto colpito, no? Mentre potevamo uscire di casa, però i militari c'erano, giravano costantemente. E quindi anche lì è un processo anche di adattazione a questo stato, probabilmente già iniziato anche quella dell'operazione strade sicure, no? Con i militari nelle strade, sempre più dovuta con la scusa del terrorismo. Quindi sicuramente c'è stata una grandissima continuità di linguaggio e di impostazione, no? E quindi è innegabile, d'altronde appunto nel periodo i governi potevano godere appunto anche di uno stato eccezionale, no? Di misura di emergenza. E noi siamo stati abituati a vivere in questa condizione. Penso a chi è veramente giovane, cioè io riflettevo, io ho passato più o meno il 10% della mia vita in quella condizione. Chi è veramente giovane ha veramente ancora più giovane di me, magari, ha passato parte importante della sua vita in quella situazione e si è abituato a un linguaggio e a delle misure decisamente pesanti, no? Che sono tranquillamente spendibili per una guerra convenzionale, una guerra armata. E sicuramente quello che è successo è veramente di una portata tanto importante sotto tutti i punti di vista. E allora, qua noi abbiamo anche la peculiarità di Trieste, che è una situazione particolare, perché Trieste dopo la seconda guerra mondiale è stata concepita per essere un territorio, in quanto conteso, in quanto peculiare anche dal punto di vista etnico, neutrale, indipendente e smilitarizzato. Penso, anche per tornare un po' quello alla domanda che faceva Francesco, i ragazzi, su cosa possiamo fare, penso che noi qua a Trieste, detto che questa è una lotta per tutti, non è una questione per i triestini, perché qua la guerra coinvolge tutti e queste tensioni toccano appunto dai palestinesi agli ucraini, a tutti, agli africani.
siamo proprio una questione globale, però noi che abbiamo qui questa situazione possiamo cercare di sfruttarla, possiamo cercare di dire no, qua a Trieste c'è un motivo in più ancora per dire, cioè, non ci dovrebbe essere bisogno, però ne abbiamo comunque un motivo in più, perché qua noi non dovremmo ospitare armamenti, armi militari. Il porto di Trieste non dovrebbe essere un polo logistico usato a fini bellici. Quindi anche su questo possiamo riflettere e puntare. E ricordo che domani c'è l'intervento, un altro appunto incontro con il Antonio Mazzeo presso il circolo della stampa in corso Italia 13 alle ore 5 e domani. Quindi chiunque di voi volesse tornare, insomma, volesse appunto ascoltare un incontro, comunque sarà anche molto orientato sulla questione della Palestina. E poi c'è anche, abbiamo copie del libro di Antonio Vendita che volesse comprare. Siamo qui e se volete anche dare una donazione per l'associazione Primavera Cristina, che vorremmo comunque dare avvio, non vorremmo finirla qui, naturalmente vogliamo essere concreti e coerenti anche con il nostro intento, siccome siamo sicuri che domani le cose non saranno risolte. Anzi, intendiamo dare avvio a un ciclo di incontri, perlomeno uno, qua in università sul tema guerra, pace e imperialismo, parlare di questi temi, portarci tra noi giovani e non solo, un confronto aperto. E vogliamo anche, stiamo organizzando, pensando di organizzare un corteo per maggio, l'11 maggio, sabato, qui in città, appunto a tema pace, contro la guerra, contro la NATO e Trieste smilitarizzato. Stiamo quindi promuovendo assieme anche ad altre realtà questo evento e portiamo avanti anche una campagna che non c'entra con la guerra, però c'entra per dire con l'ambiente. Noi andiamo a pulire a fine settimana spesso il caso Cristino è stato inquinato e trattato, usato come discarica a cielo aperto. Siccome appunto i cambiamenti non si chiedono, li si fanno e si conquistano anche con la fatica, noi ci portiamo le mani andando a raccogliere i detriti dal caso. Chi vuole unirsi, noi siamo ovviamente più felici, e per cercare un po' di smuovere il fisico e anche lo spirito nell'intento di agire concretamente. Io ringrazio tutti voi, ringrazio il professore di anche docente, Antonio Mazzeo. Veramente è stato un onore per noi ospitarlo e non so se ci sono altre cose da dire.